Edgar. William. William. Cosa succede? Ascolta, guardandomi penserai che sono un pazzo, ma la ragione che sta dietro la mia condizione è ben più terribile della semplice follia. William, quello che ho scoperto va oltre ogni immaginazione. Ti prego di credermi, siamo tutti in gravissimo pericolo. È per questo che continuo a cercare, ma più cose scopro, più questa faccenda mi divora. Io sono condannato a morte, William. Per amore della nostra amicizia ti chiedo di custodire questa cosa, non parlarne con nessuno e non darla a nessuno, specialmente se fossi io a richiedertela. Il signor William Stanton, suppongo. Lasciate che mi presenti. Sono il dottor Robert Eggleton, medico e amico di Sir Christopher Wycherley. Vorrei parlarvi di suo figlio, Edgar Wycherley, che, se non mi sbaglio, è un vostro amico. Conosco Edgar troppo bene per non notare i segni del delirio. È un caso strano. Il terrore che prova non può essere preso alla leggera. Siete a conoscenza delle voci sul dottor Owens e del villaggio di Potoxit? Io temo per la vita del vostro amico, come pure i suoi genitori. Alcuni miei colleghi consigliano l'internamento. Prima, però, vorrei avere un vostro giudizio. Potreste fare visita a Edgar? Sì, non mancherò. Vi ringrazio, William. Ecco il mio numero di telefono. Contattatemi non appena lo avrete incontrato. Arrivederci, mio giovane amico, e grazie per l'aiuto. Per favore, signore, sapete... Non è molto cortese. Scusatemi. Che cosa volete? Sapete dove abita il signor Wycherley? Edgar Wycherley? No, non lo conosco. Scusatemi, sapreste dirmi dove abita Edgar Wycherley? Wycherley, dite? No, non lo conosco. Qualsiasi cosa tu stia cercando, dovresti chiederla a Ma Brady. Ecco, io cerco la residenza di Edgar Wycherley. Sapete dov'è? Qualche spicciolo, anima buona. Vai a cercare il signor Crumb alla drogheria. Non puoi sbagliare. Crumb, figlio. Al vostro servizio. Sto cercando la casa di Edgar Wycherley. La conoscete? Il signor Wycherley, dite. Ora devo proprio... Vi serve forse qualcos'altro, signore? Edgar Wycherley, per l'amor di Dio. Sono solo un droghiere, signore, non mi occupo d'altro. Ecco qui, signore. Ho segnato l'indirizzo con una croce. Sono $40 in tutto. Grazie molte e fate attenzione, signore. Una scelta eccellente. $1, signore. Sì? Il signor Wycherley è uscito. Non insistete, è uscito. Forse non ha capito. Vuole che qualcuno le sturi le orecchie? No, e allora se ne vada. Signor William Stanton, sedetevi, prego. Sono lieto di vedervi. Avete incontrato mio figlio nella sua nuova residenza di Potoxit? Per essere sincero, no. Una volta eravate inseparabili. Oh, come vorrei che non avessi abbandonato gli studi di archeologia. Ma che mi dite di voi, William? Passate sempre da una passione all'altra? No, signore. Ho appena concluso i miei studi di architettura. Prima l'archeologia, poi la genealogia, i viaggi all'estero, l'astronomia e ora la chimica. Francamente io apprezzavo l'archeologia, sapete, forse perché egli era solito discuterne con noi. Ma col passare del tempo i figli diventano sempre più riservati, più reticenti con i loro genitori.
Posso offrirvi da bere? Sì, volentieri, grazie. Edgar ha lasciato qui molti libri e documenti relativi ai suoi studi più recenti. Questi è Gregor Herschel. Nell'epoca coloniale era un ricco armatore di Providence. Ha avuto una figlia, che era la nonna della signora Wycherley. Questo ritratto è stato dipinto da Cosmo Alexander nel 1765. Al contrario di mia moglie, Edgar adora questo quadro. Un peccato che non sia qui per parlarvene. Ditemi onestamente, non vi sembra che abbia un aspetto piuttosto misterioso? Speravo che mi avreste portato notizie di mio figlio. Sospetto che quel chimico, il dottor Owens, pretenda troppo da lui. Il dottor Eggleton mi ha detto che negli ultimi mesi la sua salute è molto peggiorata. Tornate pure a trovarmi quando volete, William. Edgar ci scrive ormai molto raramente, per cui è un piacere parlare di lui insieme a voi. Crambe, figlio. Al vostro servizio. Buongiorno, amico mio. Il nome Gregor Herschel vi dice qualcosa? Certamente, sì. Però, caro signore, anche io devo vivere. Facciamo metà prezzo questa volta. Un armatore? Provate a cercare al molo, signore. Attraversate la piazza della chiesa e poi sempre dritto. Meglio non svegliare il can che dorme, per amor del cielo. Questa faccenda puzza di sacrilegio. Mi scusi? Buongiorno, signore. Mi è stato detto che qui avrei potuto avere delle informazioni su un certo Gregor Herschel. Gregor Herschel? Mi suona famiglia. Ah, sì, adesso mi ricordo. Era un commerciante molto importante, sì, certo. Ed era in contatto con tutti i pezzi grossi di Providence. Aveva un molo e un'impresa ben avviata. Sulla Gazzetta di Providence troverete molti articoli su lui. Alla sua epoca fece davvero notizie. Buongiorno, signore. Scusatemi se interrompo il vostro lavoro, ma per caso avete in archivio degli articoli su un uomo di nome Gregor Herschel? È sorprendente come Herschel susciti ancora oggi tanto interesse. Ma fate attenzione, perché la sua è la storia di un pazzo. L'ultima persona che ha chiesto di lui è stato Edgar Wycherley, un archeologo. Gregor Herschel è uno strano protagonista del passato della città. Originario di Salem, dove arrivò dall'Oregon intorno al 1713, comprò degli appezzamenti di terreno vicino a Mile End Bay e fece una fortuna col commercio di schiavi. In 30 anni divenne il più potente armatore cittadino e riuscì a controllare buona parte del commercio di Providence. Entrò nell'alta società e sposò la figlia di un suo capitano nel 1767. Morì in un incendio nella sua fattoria nell'aprile del 1771. Compare spesso nel giornale dal 1713 al 1771. Buona caccia, signor William Stanton. Allora, mio giovane amico, come procedono le ricerche su Gregor Herschel? Beh, anch'io mi sono dato un po' da fare. Ho scoperto che ha viaggiato in lungo e largo durante la gioventù. Ha soggiornato in Inghilterra e ha fatto 2 lunghi viaggi in Oriente. Per qualche strano motivo, però, egli rifuggiva alla compagnia degli uomini, anche se non fu mai scortese con gli ospiti, era molto riservato, e pochi furono gli uomini in grado di parlare veramente con lui. Andate a parlare con Blackfish, è uno che parla chiaro. Vive in quella piccola casa, laggiù. Signor Blackfish, mi scusi, io... Beh, forse è meglio andare subito al dunque. Vorrei chiedervi di parlarmi di Gregor Herschel. Ehi, vecchio mio, non hai dimenticato qualcosa per caso? Cosa volete dire? Non hai niente per sciogliere la lingua? Temo di no, signore. E allora levati dai piedi. Come? Hai capito bene, vattene da qui. Non intendevo offenderla. Va bene. Se vuoi parlare, porta un po' di rifornimenti. Torna più tardi. Crambe, figlio. Al vostro servizio. Scusatemi, per caso avete qualcosa di forte? Qualcosa in grado di rallegrare il morale di un pescatore? Intendete del liquore? Che ne dite di questa roba? Sapete, non è facile trovarne per come vanno le cose oggigiorno. Le scorte scarseggiano alquanto e i fornitori ne approfittano.
per non parlare degli assicuratori. Tutte cose che fanno aumentare il prezzo. Ma, accidenti, io non sono qui per guadagnare, sono qui per servire i miei buoni clienti, se loro mostrano di apprezzare. Ecco, questo può bastare. Che io sia dannato, siete un ottimo cliente, signore. Mi piace la gente che apprezza i miei sforzi. Se mai vi dovesse servire dell'altro, beh, sarà un piacere esservi utile. Hai portato l'acquavite, amico? Eccola, ed è di buona qualità. Perfetto. Allora, sai che a quel tempo di Gregor Herschel si dicevano cose terribili? Non era certo un angioletto. E sono sicuro che deve avere accumulato montagne di denaro. Qui da noi nessuno fa niente per niente, amico mio, questo lo sai. A quell'epoca gli uomini d'affari locali volevano un profitto veloce a ogni costo. I vascelli gettavano l'ancora di notte e i brigantini e caravelle trasportavano merci di contrabbando. Insomma, ti sarei fatto un'idea, no? La differenza è che sulle sue navi viaggiavano schiavi della Guinea. Li facevano sbarcare al nord di Potoxet. C'era una prigione laggiù, un grande edificio di pietra. Per molto tempo le cose filarono lisce. Lui non era l'unico nel ramo, capisci? Salvo che un bel giorno non si trattava più di negri. In quel periodo la marina era sul chi vive per via di una nave della guardia costiera bruciata, la Liberty. Individuarono un grosso mercantile che procedeva a luci spente verso Naki Point. Lo seguirono, lo abbordarono e... Ah, santo cielo, vorrei avere visto la faccia dei doganieri quando scoprirono il carico. Erano mummie egizie. Scommetto che lui si seccò alquanto perché non era merce illegale. E le mummie? Nessuno sapeva cosa servissero. Hai capito in che genere di affari era immischiato? Mummie? Strana merce da contrabbandare. E questo non è tutto. Vedi... La cosa più strana di tutte era la frequenza con cui Herschel cambiava i suoi marinai. Un equipaggio scendeva a terra con la paga per il viaggio e quando veniva l'ora di salpare di nuovo c'erano sempre due o tre uomini che mancavano. I marinai sono dei tipi molto superstiziosi. I rudi membri dell'equipaggio delle navi negriere e dei brigantini di Brown, Crawford e Tillinghast si facevano il segno della croce se vedevano il vecchio andare verso il suo magazzino in Dublin Street. I suoi uomini e i suoi capitani lo detestavano, ma erano legati a lui dalla paura. Nessuno voleva più navigare per lui. Sulle sue navi si imbarcavano solo meticci dell'Havana, della Martinica e di Port Royal. Oh sì, il porto di Providence aveva visto cose così strane che il sangue ti si ghiacciava nelle vene. Non più di un mese dopo, tre marinai, tipi che non si perdono un viaggio, avrebbero dovuto partire con la Gaeta. Furono visti la sera prima, ma il giorno della partenza erano scomparsi. Lo sceriffo organizzò una battuta con i suoi vice, le giubbe rosse, e rivoltarono l'intero magazzino in cerca di alcol. Proprio così, di quei tre non gliene fregava nulla. A Smith fu chiesto di pubblicare un annuncio sul suo giornale, ma non ci fu risposta. Sono felice di vederti interessato a queste vicende, però devi saperne di più per poter capire. Ti dico una cosa, conosco un tizio che può raccontarti molto, Arthur Prokop. A quest'ora lo puoi trovare alla Royal Standard. Devi solo tornare indietro verso la chiesa. Digli che ti mando io. Grazie, ci vado subito. Arrivederci, marinaio. Mi manda il signor Blackfish. Sto cercando informazioni su Gregor Herschel, un armatore dell'epoca coloniale. Ah, allora siete capitato nel posto giusto, no? Perché si dà il caso che il padre del mio bisnonno, Minos, lo conoscesse molto bene. Dovrei avere ancora alcuni documenti lasciati da mio padre, ma datemi tempo fino a domani, eh? Ci rivedremo qui, alla stessa ora. William, quanto tempo? Sono venuto a vedere come stai. Quando sei venuto da me due giorni fa, tu... Oh, scusami, la mia memoria va e viene. Quando sei venuto da me eri molto inquieto, come se fossi in pericolo. Dimentica quello che ti ho detto. Stavo male. Non parliamone più. Il dottor Eggleton è preoccupato per te. E lo è anche tuo padre. Edgar, sei sicuro che vada tutto bene? Puoi tranquillizzarli da parte mia. Perché ora è tutto quanto a posto. Lascia che ti presenti il mio collega. Il dottor Owens.
Volenti non fiti in Uria. Non dimenticate ciò che dobbiamo fare, signor Witcherly. Age quod agis, vi aspetterò nel bungalow. Edgar, ti lascerò al tuo lavoro. William, addio. Sii così gentile da portare i miei saluti al signor Eggleton ed informarlo che hai constatato di persona che qui da me va tutto bene. Buongiorno, dottor Eggleton. Ho visto Edgar di recente. Mi sembra che abbia davvero seri problemi. Aspettatemi a casa. Verrò presto a farvi visita e potremo parlare liberamente della questione. Buongiorno, dottore. Avete chiesto la mia opinione. E sono costretto a dirvi che il mio vecchio amico non sembra più lui. All'inizio non mi ha riconosciuto. Poi mi ha presentato al dottor Owens, che è ancora più strano di lui. Mentre me ne andavo, mi è sembrato che chiedesse aiuto, poi mi ha salutato usando un linguaggio arcaico e formale. Sono davvero perplesso. Potete rivelarmi la natura esatta delle sue ricerche? In primo luogo, fra gli incartamenti di diverse famiglie di Providence, scoprì della posta indirizzata a Gregor Herschel o scritta da lui. Quelle lettere erano state intercettate dagli abitanti intenzionati a scoprire cosa stesse accadendo. Poi trovi resoconti sugli studi di Herschel. Edgar un giorno mi disse che i documenti del suo antenato contenevano incredibili segreti, di natura scientifica, scritti per lo più in codice misterioso, e che egli intendeva acquisire le antiche arti necessarie per comprendere quello che celavano. Mi spiegò che aveva visitato molti cimiteri alla ricerca della pietra tombale di Herschel, che avrebbe dovuto riportare un'iscrizione con i simboli mistici necessari per decifrare il manoscritto. La cosa strana fu che ebbi l'impressione che non fosse lui a parlare. Temo che egli sia sotto l'influenza di questo dottor Owens. C'è solo un modo per garantire la sua sicurezza: farlo internare. Grazie per il vostro prezioso aiuto, William. Continuate le vostre indagini, ragazzo mio. Dobbiamo scoprire cosa si cela dietro questa... Buongiorno, signor Witcherly. Se posso essere così sfrontato, vorrei consultare le carte delle ricerche di Edgar. Ma certo, entrate. Ieri il dottor Eggleton mi ha parlato dei problemi psicologici di cui soffre Edgar. E secondo il suo parere, essi sono in parte collegati ai suoi studi. Il ritorno dai suoi viaggi, Edgar era solito rinchiudersi nella sua stanza a lavorare. Non voleva assolutamente essere disturbato per nessun motivo. Era impegnato nella decifrazione delle copie fotografiche di un antico manoscritto. Poi iniziò a interessarsi sempre più all'alchimia e a frequentare i cimiteri. Dalla sua stanza esalavano sempre più spesso odori insopportabili. Edgar sembrava impazzito, lanciava alte grida e intratteneva lunghe conversazioni con interlocutori immaginari. Il 15 aprile, mi ricordo la data perché era il Venerdì Santo, la signora Witcherly, in corridoio preoccupata, ascoltava strane cantilene in lingue straniere e una serie di sillabe che si concludevano in ya. Dopodiché svenne. Quella sera abbiamo avuto una lunga conversazione nel mio studio, durante la quale gli ho detto che, quali che fossero le sue ricerche, non potevo più tollerare il suo comportamento. Fu proprio quel giorno che decise di trasferirsi a Potoxit. La sua stanza è di sopra, William. Non l'abbiamo toccata dal giorno in cui è partito. Come osate penetrare nella mia dimora in questo modo, straniero? Edgar, non mi riconosci? Ma sì, certamente. Scusami tanto, la mia memoria che fa qualche scherzo. Potresti ricordarmi perché ti ho chiesto di venire? Fai attenzione, Edgar. Stai studiando cose terrificanti che stanno avendo la meglio su di te. Ma che idiozie dici? La scienza viene sempre ostacolata da voci malevole e da sciocche paure. Edgar, qual è il soggetto delle tue ricerche? Sto lavorando a una scoperta sconvolgente che per il momento deve rimanere assolutamente segreta. La sua rivelazione segnerà l'alba di una nuova era per l'umanità. Sei sicuro di agire per il meglio? Ci sono cose che devono restare nel passato perché il tempo le possa cancellare. Non tutto può essere dimenticato. Ciò di cui parlo ormai non è più solo una memoria del passato. Capisco. Io devo tornare a Providence. Ti prego di scusarmi. Ad ogni modo, porta i miei saluti al dottor Eggleton.
E non preoccupatevi troppo per me. Le mie condizioni sono perfette. Bene, mio giovane amico. Avrete di che soddisfare la vostra curiosità. Ho trovato il diario di bordo del mio avo e gli ho dato un'occhiata. È una lettura inquietante. Bisognerà tarpare le ali a quell'uccello del malaugurio. Esso parla di mondi sotterranei, di creature mostruose, di patti col demonio. Ci sono anche delle lettere inviategli dagli abitanti del luogo. Tutte quante inserite in un plico indirizzato al governatore della colonia di Newport, che però non è mai stato spedito. Ecco, guardate. Diavolo, amico mio, il mio antenato era davvero un temerario. Sapevo dell'incendio alla fattoria di Potoxit Road, ma non sapevo nulla di queste terribili circostanze. Il posto è dannato per l'eternità. C'è un bungalow ora dove sorgeva la fattoria. Il proprietario è un tizio abbastanza strano. Si chiama Edgar Wycherley. Buongiorno a voi, caro William. Ci sono novità? Sì. Sono tornato a casa di Edgar e sono riuscito a entrare prima del suo arrivo. Ecco cosa ho potuto scoprire dalle lettere che ho trovato. Edgar sta conducendo le stesse ricerche del suo antenato. Sembra che abbia tentato un esperimento che, prima di fargli perdere la ragione, gli ha permesso di impadronirsi di antichi segreti. Avete ragione. Ormai è indubitabile che egli sia folle e che questo dottor Owens abbia su di lui un'influenza nefasta. Dobbiamo proteggere Edgar. Vorrei usare il vostro telefono. Dovrà intervenire lo sceriffo con un ordine di internamento. Ci incontreremo a casa di Edgar e saremo pronti a fronteggiare ogni eventuale reazione o pericolo. Andiamo. Edgar, devo agire in questo modo per il tuo bene. Per tutti gli spiriti e i miei ordini vi maledico. Possa Arzanot sottomettervi restrette sui schiavi per l'eternità. Mi raccomando di riposare prima di procedere all'esplorazione di questo luogo. Ogni indizio può essere prezioso. Ci vedremo a casa vostra. Tranquillizzatevi, giovane William. È in buone mani. Trovato qualcosa? Questo. Ho potuto controllare tutta la casa senza problemi. Sembra che il dottor Owens sia scomparso. Purtroppo non abbiamo elementi sufficienti per accusarlo. Dobbiamo sfruttare la sua assenza a nostro vantaggio. Se vogliamo delle prove sulle attività di Owens, è proprio nel bungalow che le troveremo. Ho capito, dottore. Ci andrò subito. Conoscenza è senza limiti.
No, io non ho nulla a che fare con Herschel. Io voglio salvare un mio amico dalla morsa della follia. Il tuo amico è al di là della redenzione. Herschel è uno stregone. Uno stregone malvagio e potente. Nemmeno la morte può sconfiggerlo. Egli può impossessarsi di altri corpi e controllare coloro che gli stanno vicini. Io so quali mostruose potenze questo pazzo stregone vuole scatenare. Egli mi tiene prigioniero qua giù per convincermi a svelargli un segreto vitale per le sue ricerche diaboliche. Solo pochi cicli fa sono riusciti a raggiungere il mondo sotterraneo. Hanno trovato le antiche città e stanno tentando di usare il portale. Molto presto potranno utilizzarlo nuovamente. Essi devono essere fermati, altrimenti questo pianeta precipiterà nell'abisso. Questo è ciò che deve essere fatto. Segui queste istruzioni alla lettera. Herschel deve essere ucciso e il suo corpo dissolto nell'acido. La formula per usare il portale si trova nel Necronomicon. Chissà, forse tutto ciò è stato concepito dalla mente malvagia di Herschel prima della sua morte. Egli ha deciso di impossessarsi dei suoi discendenti viaggiando da un corpo all'altro attraverso i secoli. Per quanto dolorosa possa essere, dobbiamo accettare la realtà, amici miei. Edgar non esiste più. La sua memoria è stata distrutta. L'uomo che conoscevamo ora non è altro che Gregor Herschel, che sta radunando il suo esercito di morti viventi per mettere in atto il suo piano diabolico. E come hanno fatto i cittadini di Providence 150 anni fa, anche noi dobbiamo impedire che abbia successo distruggendolo. Come ho scoperto nel bungalow, non basta fermare Herschel. Ci sono anche i suoi complici, dobbiamo scoprire quali sono i loro obiettivi. Esatto. Ed è per questo che dobbiamo trovare il Necronomicon. Deve essere da qualche parte sotto il bungalow. Non voglio tornare laggiù, temo per la mia salute mentale. Dividiamoci i compiti. Voi vi recherete al bungalow e io farò visita al manicomio. Cercherò di capire se ci sono speranze di salvare Edgar. Se così non fosse, lo ucciderò. Edgar, sono stato nei passaggi sotterranei. Quale terribile segreto hai scatenato? Se fosse vero, non saresti qui. Ho trovato mostri imprigionati in pozzi scoperchiati. Ma maledizione, non l'avresti pensata come una cosa possibile? Quelle creature maledette che urlano nel profondo dai loro pozzi da 150 anni sono affamate. Avresti potuto saziare il loro appetito. Cos'è il Necronomicon? È giunto e tu ancora vivi. Ma ricordati che tutte le steli sono state modificate. Niente è certo fino a che non hai chiesto. Non hai risposto alla mia domanda. Che cos'è il Necronomicon? Che la peste ti colga, non lo scoprirai mai. Ora che abbiamo trovato il Necronomicon, dobbiamo andare nella biblioteca di Providence. Là vi presenterò un mio amico. Buongiorno, signor Sanders. Posso presentarle William Stanton? Vorrebbe condurre alcune ricerche, come dire, un po' particolari. Il libro delle parole morte. È un antico testo magico che si occupa di negromanzia. Esso ha inizio con la storia di un antico popolo che è stato esiliato. Purtroppo mi ci vorrebbe più di una settimana per realizzare una veloce traduzione dell'intero volume e non abbiamo tutto questo tempo. Dovrete aiutarmi. Cercate nella sezione dell'occultismo del materiale collegato alla morte, alle anime e alle civiltà perdute. Amici miei, vi lascio continuare da soli il vostro lavoro. Mi unirò a voi più tardi. Arrivederci. Che cosa avete trovato? Ah, che strani questi simboli scritti a mano in una nota a margine di una pagina tradotta. Guardate. Dobbiamo scoprire il significato del dragone e della capra che mostrano due lune. Concentriamoci sui trattati di magia. Che cosa avete trovato? È
È un incantesimo di incredibile malvagità. Anche qui ci sono le stesse rune. Cercherò di tradurre questa pagina prima che posso. È possibile che sulla Terra esistano luoghi simili? Ho intenzione di svolgere alcune ricerche anche sugli antichi scritti. Che cosa avete trovato? Apparentemente esistevano diverse grandi città, e queste città erano disposte secondo uno schema preciso. Forse è questo che Herschel stava cercando di fare, aprire le porte delle città per far tornare i grandi antichi. Le traduzioni che ho fatto in vostra assenza sono piuttosto allarmanti. Ci sono dei trasmettitori, probabilmente 6, sparsi per tutto il pianeta. Dobbiamo scoprire dove sono, e in fretta. Sono riuscito a salvarmi. Non saprei spiegarlo con certezza. Le antiche città sono state distrutte, naturalmente, ma ancora oggi tremo per il terrore quando ripenso al mostruoso caos che si annida, per fortuna nascosto, nel Necronomicon. Ciò che ho visto in un lampo di luce ha portato nel mio cuore l'orrore cieco che da allora è mio compagno costante. Quella vista ha paralizzato la mia mente, tanto che sono stupito di essere riuscito a imboccare il tunnel giusto, quello che conduce all'ingresso sul pendio della collina. Deve essere stato l'istinto a guidarmi. Probabilmente sono salvo, perché non mi sono fidato della mia ragione.